Signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Lorenzo e oggi, a grandissima richiesta, sono qui a spiegarvi come vendere le vostre SafeMoon. Per chi non sapesse come andare ad acquistare le SafeMoon, vi lascio qui in alto a destra il link dove potete andare a vedere il tutorial che ho fatto poco tempo fa. E a proposito di quel tutorial, sono arrivati molti commenti in cui mi chiedevano tutti come fare a venderle, quindi oggi vi farò vedere esattamente quale processo dovete seguire. Allora, per prima cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a recarci su Google Chrome e da qui aprire il nostro portafoglio di MetaMask. Come vedete, ne abbiamo 28 milioni di SafeMoon e 0,08 BNB. Per andare a vendere le SafeMoon bisogna andare su PancakeSwap e connettere il portafoglio. Qui in alto a destra ci sarà il tastino, a me esce già l'indirizzo del portafoglio perché ho già cliccato, altrimenti se non l'avete collegato c'è scritto Connect. Andiamo su Trade e premiamo su Exchange. A questo punto, come vedete, ci sarà una criptovaluta sopra e una sotto. Noi sopra dobbiamo andare a mettere le SafeMoon, che ci appaiono già qui, ottimo. E sotto mettiamo i BNB. Poi dobbiamo scegliere un numero di SafeMoon che vogliamo convertire. Io, per esempio, ne metterei, non lo so, 13 milioni. Ok. A questo punto dobbiamo aggiustare lo slippage. Mettiamolo intorno al 12. E togliamo anche l'audio perché mi ha già rotto le palle. E poi clicchiamo su Approve SafeMoon. Qui ci esce la transaction fee, noi la proviamo, aspettiamo un attimo e poi premiamo swap e diamo la conferma. Anche qui confermiamo e possiamo chiudere. A questo punto ci viene data la transazione che mostra che noi siamo andati a convertire tutte le SafeMoon e andando sul portafoglio vediamo che le SafeMoon sono diminuite e che abbiamo raggiunto di 0,0695 BNB che corrispondono all'incirca a 40 euro. Una volta fatto questo, dobbiamo andare a mandare i BNB su Binance, chiaramente. Se non avete ancora un account, vi lascio un link in descrizione con il quale potete registrarvi ed avete 10% di sconto sulle commissioni. Una volta che siamo arrivati su Binance, dobbiamo andare sui BNB, come vedete, in circa 26 centesimi, e dobbiamo andare su Deposita. Qui diamo l'ok. E qui dobbiamo scegliere l'indirizzo. Bisogna premere qui per selezionare la rete Binance Smart Chain. E questo sarà il nostro indirizzo. Facciamo copia indirizzo e andiamo di nuovo su Google Chrome. Su Google Chrome dobbiamo riaprire MetaMask e andare sui BNB. Li clicchiamo e poi andiamo qui e facciamo invia. E qui faccio una piccola parentesi. Mi stavo dimenticando di dirvi che prima di andare a inviare i BNB sulla rete di Binance dovete assicurarvi che qui avete messo la Binance Smart Chain Mainnet. E come si fa ad aggiungere? Dovete andare da impostazioni. Puoi andare su reti e fare aggiungi rete e poi aggiungere una rete. Vi faccio vedere quali sono i dati di questa. Dovete esattamente copiare tutte queste cose che vi ho già anche mostrato nello scorso video. Quindi, se avete acquistato SafeMoon, è un processo che avete già fatto, però per sicurezza io ve lo dico. E una volta che avete aggiunto la rete, da qui sopra la potete selezionare. Quindi, cliccate su Binance Smart Chain Mainnet. A questo punto, possiamo proseguire con il tutorial. Quindi, vi lascio al me del passato. A questo punto, inseriamo il nostro indirizzo e qui ci farà scegliere quanto vogliamo versare. Noi abbiamo 0,06, li manderei tutti, 0,06. Ci dice il costo della transazione e il gas limite e noi facciamo avanti. Facciamo la conferma. E a questo punto, come vedete, ci sarà la conversione in corso. Una volta fatto questo, dopo un paio di minuti, possiamo tornare su Binance. E come vedrete, qui ci sarà in pending il nostro deposito. Sta aspettando delle conferme perché siamo a 12 su 15, questa è la quantità che abbiamo inviato. E questo è l'indirizzo da cui arrivano. A questo punto andiamo su Wallet Spot e i soldi non ci sono ancora stati dati, ma come vi dicevo prima dobbiamo ancora aspettare un attimo per il semplice motivo che si stanno ancora facendo le conferme. Però una volta che voi andando qui su Deposita vedete che c'è questa qui con scritto Confirming, qui siamo addirittura 20 su 15 conferme, stanno un po' esagerando, siete sicuri che il processo andrà a buon fine perché comunque vedete che è scritto lì e avete messo gli indirizzi corretti. Ragazzi, sono passati all'incirca neanche 5 minuti, forse 4, una roba del genere, sono arrivati i soldi per un totale di 32,55 euro. Quindi vuol dire che sono arrivati e il controvalore, vabbè, è leggermente diminuito per via del fatto che abbiamo pagato le commissioni, però non abbiamo altri modi per trasferire purtroppo le criptovalute. E quindi niente, il processo ve l'ho mostrato, è abbastanza semplice, basta fare poche mosse e ve la cavate. A questo punto, quando i soldi sono su Binance, potete scegliere se inviarli altri portafogli, se prelevarveli e metterveli sulla vostra carta di credito come preferite.
Scusate per questo piccolo calo di qualità, ma sto registrando dal telefono perché mi sono accorto che mentre editavo il video non vi ho mostrato precisamente come andare a convertire le criptovalute BNB in euro o magari andarle a trasferire su altri portafogli. Quindi vi mostro entrambi i procedimenti subito. Per prima cosa, come abbiamo già mostrato, abbiamo questi 32 euro in BNB ed è quello che dovreste vedere anche voi una volta terminato il processo. A questo punto sono due le possibilità che abbiamo: una è convertirli in euro e prelevarli, e l'altra è spostarli su un altro portafoglio. Per spostarli su un altro portafoglio, il mio consiglio è magari di convertirli in una criptovaluta che prima di tutto è compatibile con quel portafoglio, perché per esempio i BNB, se non sbaglio, su Coinbase non li potete mandare. Quindi per prima cosa dobbiamo convertirli. E come facciamo? Andiamo su Converti da qui, quindi prima Wallet Spot e poi Converti, o altrimenti da Trading Converti. Si aprirà questa schermata e vi mostra due criptovalute. Voi sopra mettete i BNB e sotto quelli in cui volete convertirli. Io vi consiglio di mettere l'XLM perché è una criptovaluta veramente poco costosa da trasferire. Infatti, se voi andate a trasferire questi, pagherete delle commissioni molto basse. Una volta che li convertite, inserite qua per esempio 0,06, che sono quelli che ho disponibili io. Vi fa un'anteprima, no, mi dice minimo 1, vabbè, dobbiamo fare minimo 1. E poi facciamo un'anteprima della conversione, io non ce li ho, quindi non funziona. Se no, possiamo anche trasferirli in altre criptovalute, per esempio in Bitcoin. E a questo punto, come vedete, la conversione sarà possibile. Quindi se non avete abbastanza BNB, ovvero 0,1, per trasferirli in XLM, magari ne avete investiti un po' meno in SafeMoon o comunque ne avevate pochi, o magari ne avete trasferiti sul portafoglio una piccola parte come ho fatto io, infatti ho lasciato circa la metà dei soldi ancora in SafeMoon, potete convertirli magari in Bitcoin. In ogni caso, una volta che li avete convertiti in Bitcoin, in XLM o comunque quello che è, andate su portafoglio di nuovo. Poi andiamo sui Bitcoin, per esempio, facciamo prelievo. A questo punto dobbiamo inserire l'indirizzo Bitcoin del destinatario, che si va a trovare chiaramente sulla piattaforma in cui lo voglio inviare. Per esempio, se voglio inviarli su crypto.com, basterà andare sul crypto wallet, cliccare deposita sui Bitcoin e ci verrà fornito un indirizzo. Quell'indirizzo dovremo inserire qui, poi dobbiamo scegliere la Bitcoin come rete, che è la più costosa praticamente, costa veramente un sacco, però è l'unica con cui siamo sicuri che arrivano. Anche questa potrebbe andare bene, però è meglio andare su questa che siete sicuri al 100%. Infatti, il motivo per cui vi dicevo prima di usare l'XLM è perché questa commissione non la pagherete, ne pagherete una di comunque qualche euro o qualche centesimo. Una volta fatto, premete la quantità che volete e fate invia. Passiamo invece al secondo metodo, se volete convertire BNB in euro. Semplicemente andate su Converti, come dicevo prima, e scegliete i BNB. Qui non potete passare direttamente dagli euro, dovete prima convertirli in USDT o in Bitcoin e poi dai Bitcoin fate la stessa cosa, andate su Bitcoin e poi qui potete mettere euro. Non so perché, ma da BNB a euro direttamente non si può andare, quindi ricordatevi di fare questo passaggio. Una volta che avete convertito i soldi in euro vi basterà andare su Wallet Spot e dove avete euro fate prelievo. A questo punto qui inserite i dati della vostra carta e vi verranno poi accreditati nel giro comunque di pochi giorni. Quindi ragazzi, io spero di avervi delucidato anche su questa parte, così abbiamo proprio completato il discorso del trasferimento e vi lascio a Lorenzo del passato. Poi se volete anche un tutorial per vendere le SafeMoon ma al posto di MetaMask voi le avete su Trust Wallet, posso spiegarvelo anche da lì. Io non ho le SafeMoon però posso vendere altre criptovalute, alla fine il processo sarà praticamente lo stesso. Io spero di esservi stato d'aiuto, mi raccomando ragazzi, copiate bene tutti i passaggi pari pari, perché come vedete a me è andato a buon fine e ho registrato tutto quello che ho fatto, quindi non ci sono magie dietro e sarete sicuri che non sbagliate nulla. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, statemi bene.